Black Ops 6 mi sta rubando la vita, non ho fatto altro da quando è uscito che giocarci. Oggi siamo qui con il secondo episodio delle mimetiche in cui andremo a sbloccare un'altra mimetica oro nel nostro lunghissimo percorso che ci porterà fino alla Dark Matter. Innanzitutto bentornati sul mio canale, grazie mille del supporto che avete dato al primo video delle mimetiche, spero che anche questo riceva lo stesso trattamento. Prima di iniziare lasciatemi un like, un commento nei commenti, scrivimi letteralmente il cazzo che ti pare. Inoltre in descrizione trovate un link, io vi chiedo il favore di cliccarlo. È il video che è uscito sul mio primo canale. Ci tengo molto che arrivi a 10.000 like. Siamo intorno ai 7.000, ne mancano 3.000. So che la community presente su questo secondo canale, sul canale di gaming, può aiutarmi anche sul primo. Cliccatelo, lasciatelo andare. Regalatemi delle views, cazzo. E lasciate like se non l'avete fatto, in modo tale che arrivi a 10.000 mi piace e sono felice. Vuoi rendermi felice? Fallo, ti prego. Arriviamo a 7.000 like, sono pazzo. Se volete, il terzo episodio, già settimana prossima. Prima di iniziare c'è da fare delle piccole scuse, l'ho rifatto, ho sbagliato. Mi è purtroppo scappata un'altra oro. Perdonatemi, non me ne sono reso conto. L'AMES. Questa è una delle mie armi preferite perché è fortissima. Ve la volevo far vedere e in realtà non mi sono reso conto che ho fatto le sfide e ho sbloccato purtroppo la oro. Oggi però che cosa andiamo a fare? RGPR 91. Come vedete mancano 3 headshot. Quindi ci facciamo i 3 headshot che mancano per poi sbloccare le speciali, che sono 30 uccisioni dopo aver scattato e si fa abbastanza semplice, e 50 uccisioni in movimento. Secondo me si possono fare addirittura contemporaneamente queste due, per poi fare la oro con le doppie. Comunque questa è la classe che sto usando, ma forse la cambio. Però in realtà io a sto giro lo metto, perché mi metto maschera tattica, spedizioniere che costo ridotto per le serie di punti non letali, e di qua mi posso mettere curiere, almeno mi ridà l'equipaggiamento, almeno abbiamo strategia e facciamo più punti. Inoltre abbiamo nella serie di punti WAV, contrattacco e l'ARP. ARP che ho sbloccato col prestigio, quindi ce l'ho sempre, in modo tale da fare sempre più punti. Per quanto riguarda l'arma in sé, RGPR io lo utilizzo con la Q-Spot Reflex, uso il compensatore perché sono matto. Canna lunga, sempre impugnatura anteriore verticale, che è quella che uso dall'anno scorso e secondo me è la migliore. Caricatore aumentato perché sì, impugnatura estrazione rapida perché sì, calcio pesante perché sì, e poi siamo matti, extra pressione. Ci vediamo in game. Skyline, mappa già presente nella beta, come al solito. Non possiamo fare video su mappe nuove. De base so 3 headshot da fa e poi si videogioca, quindi mo, datemi tempo di fare 3 headshot e poi si entra all'interno del videogame, all'interno del video, e chiacchieriamo un attimo. Quindi già quello è uno particolare. Questa si prende. Ma dove stanno? Ma ci stanno? Uno. Dammi il secondo, fratello, prego. Gente morta. What? Ok, già subito WAV, ce l'abbiamo. Così prendiamo già dei punti, così livelliamo. Livella. Quanto sei lento a chiamare le ricompense però, fratello, fatelo dire. Fammi fare altri due headshot, fratello. Tranquillo. Non è headshot, impazzisco. Mi stai già facendo arrabbiare, videogame. Non è headshot. Drogati. Fratello, c'hanno la capoccia che non è che è piccola, fratello. De più. Questi c'hanno la capoccia che è un millimetro. Come fanno a non essere headshot? Come fanno a non essere headshot? Io impazzisco, te lo giuro. Ok, ne manca una. Ok, ma distrutto. Ah, fatta. Se gode, rosso tigre. Bene, se può iniziare il video. Vari argomenti quest'oggi abbiamo. Innanzitutto, grazie. Ho visto che tanta gente. Tanta gente, il video scorso della mimetica è stato il primo che ha visto. Infatti è arrivata tanta gente nuova sul sul canale. Ah, mo gli headshot li fa uno dopo l'altro, chiaro. È arrivata tantissima gente nuova sul canale con quel video. Io vi ringrazio. Vi volevo chiedere nei commenti di scrivermi da quanto seguite questo canale, perché sono abbastanza curioso. Beh, raga, vi ringrazio del supporto, perché è stato un supporto veramente grande. Io sto appena me so girato. Hai visto quanto rumore ha fatto il coglione? Perché non ho preso quella piastrina? Perché sono un pezzo di me. Tanto quanto me ne manca all'ARP? Uno? Adesso muoio. Vi ringrazio molto per il supporto che mi avete... Quello mio. Classico. Classico gameplay del dreddone. Una kill all'ARP e muori. One shottato. Si sta, se gode. Comunque sto giocando moltissimo, ragazzi. Sto giocando veramente tanto. È un gioco che... è un gioco che mi piace. A volte mi sento che sto migliorando. La partita dopo, come sempre, no. Però è così che funziona il gioco. Lo sappiamo ormai. Guarda quello lì. Li ho letti i commenti che mi avete lasciato nello scorso episodio. Io vorrei fare un piccolo discorso sulla difficoltà del videogame. Secondo me questo gioco è molto più difficile dell'altro, del DMV3, ma molto più difficile. Rendite conto che spawn è più difficile per varie motivazioni. Uno, perché il movimento è tutto nuovo. Due, perché io, come vedete, ho la mira che sembra un pezzo di merda. Ma però 23-9. Vabbè, ma come l'altra volta, fratello? La seconda partita sarà una merda, perché questa, io ho l'impressione che la prima partita del giorno te la fa fare. Poi da quella dopo si regola.
Da quella dopo palesemente si regola. Infatti quella dopo vedrete che farà, sarà una merda. Non che questa stia andando benissimo, perché comunque vabbè, però due de radio, fratello. Il videogioco lo sto videogiocando, boh, un po' per le mimetiche, un po' perché, boh, mi piace il... Massa, fratello, ho fatto il contorno. Un po' perché vorrei... Cioè, mi piace il fatto del vecchio metodo di prestigio, diciamo. Si mi costringe. Certo, poi purtroppo, come ho detto, mi sa che devo fare tipo 50 kill dopo aver scattato. Ma, frate, mi devi dare... Poi deve... Velocizzate! Sono morto. Aspetta, faccio lo schifo. Ah, no, ma è sopra. Sono un coglione, sono morto. Godo, uno fermo. Ah, raga, di nuovo l'uno dall'ARP. Se gode. Ah, godo. Però appena lo prendi... L'importante... No, il contratto. L'ARP su sto gioco è inutile. È completamente inutile l'ARP su questo videogame. Non serve a niente. Hanno sempre il contrattacco. Dove cazzo è il contrattacco? È quello? Ti prego, fammi usare l'ARP, ho faticato. Niente, impossibile. Impossibile utilizzare l'ARP. Per chi non ha mai visto i video delle mimetiche, eh? Io non li ha mai visti. Comunque noi all'interno di questi video cosa facciamo? Facciamo... Chiacchieriamo del più e del meno. Questi primi video abbiamo perso, godo. 33-17. Che stronzo, addì che stavano bene. In questi video noi chiacchieriamo solitamente di quello che cazzo mi pare. Volete anche consigliarmi degli argomenti di cui parlare, potete farlo assolutamente tramite i commenti, che leggo sempre. Mi piace, cioè mi fa piacere leggerli. Sto fallito da un cazzotto. Se sei salvato, te volevo segnalare. 30 uccisioni dopo aver scattato, già stiamo a 19. Ok, si li fa insieme praticamente. Sto passando il periodo in cui ho voglia di vivere grazie ai videogames. Ma quello? Mazza, frate. Basta a giocare. Grazie videogame, sta tornando la voglia di vivere, che secondo me è assurdo, perché ha voglia di vivere e dreddone contemporaneamente. Cioè, nella stessa frase non si può... Non è una cosa che puoi utilizzare. Oh, frate, non voglio perdere contro sti disagiati. Livello 51 se goda, coglione. Non voglio più erca. Guarda questo, ritardatone. Oddio. Ma raga, ma questi... Ma io vedo che mi sparano i treni, ma è normale. Ma guarda lì dov'è. Ma frate, con calma. È difficilissimo su sto gioco, cazzo, parlare, giocare. È cazzo impossibile. Godo. Sta tornando la voglia di vivere. E a proposito di questo, l'altro giorno stavo guardando... Ditemi come la vivete voi, L'altro giorno stavo guardando un video. Merda. E non mi ricordo chi, sinceramente. Chiamalo a vedere disturbo. E non mi ricordo chi. In cui diceva praticamente... È uno youtuber, ma non, veramente non mi ricordo chi. In cui diceva praticamente che si sente inadeguato per... Ma questo è spuntato dalle rocce. In cui si sente inadeguato per i contenuti che fa. Io anche ho passato questo periodo, quindi posso assolutamente capire al 100% questa situazione. Però devo piare le postazioni, perché se no la piamo non nel culo de più. Posso capire perfettamente questa situa. Frate, però qua abbiamo il cazzo grosso quanto una capanna su sta partita. Oggi perdiamo e basta. A parte che giocare da solo è impossibile su sto gioco. Vabbè, guarda quelli. Sto tutti... Ma mi è esplosa la gran... Che culo, frate. Merda. Abbassate! Oh, già mimetica. Mi sento assolutamente d'accordo con quel video, solo che anch'io ho passato quel periodo. E quindi posso assolutamente comprendere questa cosa. Però secondo me nessuno te deve dire se sei inadeguato. Cioè, secondo me è più un'ansia rispetto a quello che può pensare la gente di te. Cioè, sinceramente, io non mi sento... Boh, strano, diverso, stupido, perché faccio video sui Pokémon in cui dico sborra. Cioè, a me mi piace. Cioè, secondo me la convinzione... Naggiar cazzo. È più la convinzione del fatto che qualcuno ti possa giudicare più di quanto tu ti possa sentire inadeguato. Secondo me. Ma io devo fare doppie, mi siamo pelauro. Ma questo è spawnato dietro, non ci credo. Quindi secondo me è più una situazione riguardante cosa pensa la gente. A parte che qua passi da qua e li inculi tutti. Fate, mi dà la doppia però. Dov'è? Ma guarda questo, mannaggia al cazzo. Quando si sdraiano quei piedi davanti sono visibili. Quindi io ci sto a pensare di essere inadeguato. Però dopo un po', secondo me, devi accettare il fatto che se ti piace di sborra mentre giochi ai Pokémon, è giusto che tu dica sborra mentre giochi ai Pokémon. Cioè, l'età è solo un... Boh, cioè, nel senso, io non reggo il discorso dei videogame. Vabbè, scendi dal lato, prego. Scendi dal lato, prego. Non lo reggo il discorso dei videogiochi che sono per bambini. Dei Pokémon che sono per bambini, di quello che sono per bambini. È proprio una cosa che non sopporto, ma semplicemente perché è una cazzata de base. Oh, devi morire però. Vedi? Vedi che devi morire. Oh merda. Mannaggia il cazzo, che gira fatto questa? Non posso vederla. Frate, nei cespugli, cazzo. Nessuno mi può vedere. Nessuno mi vede.
Peccato. Quindi anche per voi, cioè nel senso, non abbiate paura a fare quello che vi piace, perché boh, siete grandi. Siete grandi rispetto a che cosa? Cioè siete grandi per chi? Chi ve lo dice? Chi ve l'ha detto soprattutto? Madonna, ma sciolto! Boh, è un discorso secondo me che hanno... è stato amplificato dai social al 100%. Questi cotropi in pubblica, regà, io non li capirò mai. Chill, frate. È una pubblica, non vinci i sordi. Sono sti cazzo dei punti. Godo. Ma non è possibile! Contrattacco, dammi i punti. Madonna, come siamo sopravvissuti, non lo sappiamo manco noi. Oh, bastava entrare nella postazione, hai visto? Assurdo. Occhio dietro, dietro, c'è l'uovo, frate. Vabbè, ci sta. Bravi, raga, bravi, 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 che un po' mi ho recuperato. Caciara, oh. È una guerra. Ci stanno umiliando. Stiamo morendo tutti. Ora sali dalle scale. C'è il cazzo. Ho capito. Ma questo in fiamme? Ma che fa? Merda. Ti prego. Merda, la Cracova mi stava salvando. Ho sbloccato una mimetica, mi so. Quindi chill, ragazzi, se vi piace fare una cosa, fatela. Anche perché l'età vostra non ce l'avrete mai più. Ho due partite fila al migliore della lobby. La prossima che famo, raga, vuol dire che mi massacrano. Faccio zero di rateo. Non è morto. Non è morto. Madonna, c'ho l'inebot, frate. Quanti? Ma manco uno. Chiama l'uovo, fai sti punti. Ma guarda questo. Ma sul serio. Campera, campera, raga, vincemo. No, frate, esplode e basta. Perdela così all'ultimo. Peccato, 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 peccato. Però secondo me manca solo l'oro da fare, eh. Gustosi 30.000 punti. 7 doppie tocca fare. Tra l'altro poi qua ci stanno anche tutte tipo le speciali, no? Che io non ho capito come si sbloccano. Cioè, tipo, flora. Blocca tutte le mimetiche militari. Ah, in zombie per il Model L. Mi spiegate come funzionano tutte queste altre mimetiche? Cioè, se le volessi tutte, le posso fare tutte nel gioco? Come cazzo si fa? Lobby sudata in una maniera devastante questa. Finendo il discorso, fate il cazzo che vi pare, frate. Vi fidate del dreddone? Questo è doppio. Occhio che adesso cambia immediatamente lo spawn. Levate. Questa è un'altra doppia, frate. Sto in posta, sto in posta, sto in posta. Sale sopra, sale sopra, sale sopra. Mi entra dentro. Aspetta, avanzo, avanzo, avanzo. Metto qui, metto qui, metto qui. Spawnano dietro, spawnano dietro. Ok. Ma no, vabbè, dai. No, vabbè, dai. Sono spawnato letteralmente dietro di lui. Ma levati, coglione. Non capisco. Aiuto. Sono confuso. Quello lì. Rubato. Se gode. C'è il tizio sopra. Rubato. Se gode. Andiamo qui. Chiamalo WAV. Merda. Stanno sia davanti che dietro. Questa cosa è relativamente assurda. Per giro. Scende dalle scale. Tu cazzo è nato. Abbiamo fatto il giro. GG. Inculato. Questo è un bel posto per fare le doppie. Se solo i miei tizi controllassero dietro. Cosa che non faranno. Quindi ci inculeranno tra un minuto e mezzo. Uno. Mangiato. Mangiato. Un'altra doppia. Va bene. 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 Esplosi tutti, ma contemporaneamente nessuno. Mangiato. Mangiato. Non è morto, va bene. Skill based. Danno. Mi dite per favore se la sensazione che ho, che faccio meno danno. Cioè, sono matto? Sono fuori di capoccia? Devo andare dalla neuro? O è una cosa che succede a tutti? Merda, peccato. 21-8, vabbè. Oh, raga, oggi mangiamo lobby, eh. Metti qua e mori. GG. Potrebbero spawnare da ovunque. RPP 2000, frate. L'arma più forte del videogame. Non posso più uccidere nessuno. Scusate, non devo arrabbiarmi. No, raga, sono in feed di morti. Il gioco mi sta mandando al macello. Si è suicidato. Dov'è l'altro coglione? Non è vero, cazzo. Vabbè, una doppia, una doppia, una doppia. Dammi l'oro però, frate, così sto più in chill. Madonna, vi mangio la faccia. Ah, peccato, dovevo guardare dietro, sono stato un rincoglionito bastardo. Mimetica oro! Oggi pub stomper, letteralmente due derateo. Pub stomper. Madonna, ragazzi, come vi mangio? Ma chi sono? Predax. Lo sento? C'ho l'ARP. Che giocatore porco due mostruoso. Tanto adesso distruggono anche l'ARP. Hanno distrutto l'ARP dopo un secondo, ragazzi. Devono fixarla questa cosa. Cioè, non è possibile che io fatico così tanto per prendere l'ARP e me lo distruggono in un secondo e mezzo. Che dici, vuoi morire? Qua ti metti nel bush e sdrai e aspetta. Ti butti le ammo, giri e muori. Sei morto fra 3, 2, 1. Se lo sai, Dreddo, ma do cazzo vai, ma me lo spieghi. Lascio il dubbio che in realtà forse queste lobby sono un po' più giocabili perché la gente sta tutta su Newtown. O è una teoria, eh. O magari è l'orario, il giorno. Comunque oggi è sabato, magari la gente fa altro, non lo so.
Oh, 40. Ah, raga, ma che lobby ho fatto? A parte quella di prima che era un po' un tumore. Però grossi, grossi gameplay. Oh. Ancora me lascio la ex, se è arrivato fin qui. Non può non essere la mia. Ho fatto una quadrupla prima. Che cos'è questa cosa? Quanto dura? Io ho fatto una quadrupla, bro. Cioè, questa è meglio della mia? Fagli zitto, approfitta. Fagli zitto. Coglione. Mimetico oro! Andiamo a vederla in game. Partita già iniziata. Non posso scegliere l'arma. Se qualcuno fosse venuto qui, mi avrebbe potuto uccidere. Comunque, questa... Devo vedere l'arma, frate. Mi devi lasciare stare, non hai capito? Oh, me devi far vedere l'arma! Ma ho ucciso tre volte, sì. Voglio solo vedere la porca madonna di arma. Bro, stai mottando. Ma hanno cambiato il tasto? Regà, non mi fa vedere l'arma. Mi mette le emote e lo spray. Ma basta emottare! Vabbè, è questa, regà, che vedevo dire. Non si vede, però è la classica arma. Via da questa lobby. Anche oggi, anche questa settimana, siamo riusciti a fare la nostra mimetica. La mia speranza è quella di farla una volta a settimana. Cioè, per le prossime 10 settimane, la mia programmazione ideale su COD sarebbe un video a settimana della mimetica e un video a settimana del prestigio. Quella della mimetica è molto più semplice del prestigio, secondo me. Però ci proviamo. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo dreddone. Grazie mille. Ci vediamo domani con un nuovo video, probabilmente Pokémon. Ciao!